Fano TV, bentrovati. In questo speciale andremo ad analizzare quanto sia importante la presenza di sostanza organica nel terreno agricolo. Parliamo di sostanze organiche nel suolo, è importante aumentarle o migliorarne la qualità? Allora, diciamo che un terreno deve avere una quantità minima di sostanza organica per far sì che questo terreno si possa considerare vivo in qualche modo, però non è così fondamentale che la sostanza organica sia in percentuali alte, che per noi alte significa già un 2-3% del terreno, ma è importante che la sostanza organica presente nel terreno abbia una sua vitalità, una sua funzionalità, e quindi per me spesso è bene parlare di migliorare la sostanza organica piuttosto che aumentarla. Però è anche vero che se il terreno è molto povero in sostanza organica, ovvero è al di sotto dell'1%, il terreno praticamente ha così scarsa vitalità che anche se parlare di migliorare un niente non è niente. Quindi prima è necessario che nel terreno ci sia una quantità minima di sostanza organica, appunto, che io considero più o meno intorno all'1%. In caso di scarsa percentuale di sostanza organica presenza nel terreno, che cosa possiamo fare per aumentarla? Quali sono le strategie? Allora, è un percorso molto lungo e quindi è un percorso che richiede pazienza e richiede un po' anche un cambio di mentalità in agricoltura. Per far questo le tecniche che poi derivano dalla storia, quindi che abbiamo in qualche modo ereditato, no, dal passato, ci dicono che è necessario impiantare cultura come l'erba medica, che sta sul campo per più anni, più o meno 4-5 anni, poi può essere rotta e deve essere rotta e diciamo sfruttato quello che può essere la sostanza organica apportata dall'erba medica con magari un paio di cereali, diciamo un cereale per 2 anni di fila, e poi ritornare con un medicaio. Per quanto tempo? Questi cicli di medicai si dovrebbero protrarre più volte a seconda di quanto è povero il terreno, quindi più il terreno ha poca sostanza organica più cicli sarebbero da fare per poterla migliorare. Per accelerare queste tempistiche, come potete immaginare molto lunghe, perché si può parlare anche di 15-20 anni, l'ideale sarebbe introdurre, soprattutto nel periodo tra un medicaio e l'altro, il letame, sostanza organica diciamo derivata da deiezioni animali. Però va anche detto che purtroppo nella nostra regione il settore zootecnico è un settore che è stato negli anni molto ridimensionato, quindi questi letami naturali si fa sempre più fatica a trovarli e i concimi organici che troviamo sul mercato non hanno lo stesso effetto del letame naturale. Per cui insomma ecco, ci abbiamo tempi, per chi vuole aumentare la sostanza organica dovrebbe in qualche modo sacrificare il proprio terreno per diversi anni. Abbiamo parlato di quantitativi di sostanza organica, ma è importante anche la qualità della sostanza organica presente nel suolo, come migliorarla? Allora, i terreni che hanno quella concentrazione diciamo di sostanza organica superiore all'1%, diciamo dall'1 al 2%, è importante che poi la sfruttino nel miglior modo possibile, e per far questo il terreno deve mineralizzare questa sostanza organica. E come la mineralizza? Viene mineralizzata sempre meglio nel momento in cui noi diversifichiamo le colture, quindi il concetto base è questo: rotazioni sempre con colture sempre diverse. Più noi diversifichiamo, più la microfauna e flora del terreno è diversificata, quindi essendo diversificata riesce a sfruttare al meglio quella sostanza organica che poi è data dall'insieme, no, di queste sostanze vegetali e animali, e portare nutrimento al terreno, quindi nutrimento alle piante, alle colture. Quindi il miglioramento sta in questo, nella diversificazione. Una volta raggiunto un buon livello di sostanza organica nel terreno, quindi sia dal punto di vista qualitativo che dal punto di vista quantitativo, come conservarlo? Allora, la sostanza organica, una volta che abbiamo un buon terreno ricco e funzionale, per far sì che non si perda nel tempo questo anche sforzo che ha fatto l'agricoltore per ottenerla, le tecniche sostanzialmente sono due. La prima è quella di lavorare possibilmente con minime lavorazioni, quindi evitare quella che è la nostra classica aratura e ridurre al minimo, e la seconda, un consiglio che do vivamente soprattutto nelle nostre zone dove si tendono a fare grandi
grandi appezzamenti molto estesi, si parla di oltre anche 100 ettari di una stessa coltura, cercare invece di ridurre questi appezzamenti a campi sempre gestibili con le nostre attrezzature moderne, ma magari di 50 ettari oppure ancora meglio da 20-25 ettari. Quindi ecco, poter vedere anche da un punto di vista paesaggistico, anche se qui l'importanza ovviamente è minore del paesaggio, ma fino a un certo punto, poter vedere un versante di una collina in cui lo stesso versante ci ritroviamo 3-4 culture diverse e non magari tutto un campo di grano, tutto un campo di girasole. Se riuscissimo a fare appezzamenti più piccoli e a lavorare in maniera meno impattante sul terreno, quella sostanza organica che abbiamo ottenuto, no, dopo magari tanti sacrifici, riusciremo anche a conservarla nel tempo. Quindi avere un buon quantitativo, una buona qualità della sostanza organica nel terreno, perché è importante? Cosa migliora a livello di agricoltura? Allora, un terreno ricco di sostanza organica viva, diciamo così, ha rispetto agli altri terreni tre funzioni, diciamo, in più, migliori rispetto agli altri. Il primo è sicuramente il fatto che ha una migliore struttura, quindi vuol dire che è più facile da lavorare, raggiunge la radice, riesce a raggiungere profondità, diciamo, maggiori perché respira meglio. E quindi in termini anche di rapporto coltura a terreno è sicuramente migliore. Poi la sostanza organica dà un importante apporto di minerali, i minerali quelli essenziali per le colture, quindi un terreno ricco di sostanza organica significa un terreno che ha bisogno di meno concimazioni ed è anche un terreno, più essendo più vivo, un terreno più sano, quindi ha anche bisogno di meno trattamenti. Quindi infatti la sostanza organica spesso è abbinata all'agricoltura biologica per questo concetto. Spesso ci si dimentica che la sostanza organica nel terreno c'è anche un ruolo fondamentale proprio perché migliora la sua struttura, nell'assorbimento di acqua e quindi nella riduzione e mitigazione dei rischi di erosione del suolo. Amici di Fano TV, il nostro speciale termina qui. Abbiamo visto insieme ai nostri tecnici quanto sia importante quantitativamente e qualitativamente mantenere un livello di sostanza organica nel terreno. Vi aspetto alla prossima puntata.